Huawei P30 Pro rimane giovane nel suo aspetto, nel suo utilizzo e nell'hardware anche dopo 6 mesi dal suo lancio ufficiale. Ora, ancora di più, con la nuova MUI 10, che contempla tutto quello che gli utenti Huawei fino ad oggi hanno sempre voluto sui loro smartphone. Durante IFA 2019 a Berlino, l'azienda ha deciso di presentare lo stesso modello con una livrea della Scocca e in due diverse colorazioni molto attraenti, Mystic Blue e Misty Lavender. Abbiamo preso la palla al balzo e lo abbiamo provato per vedere soprattutto le differenze tra MUI 9 ed MUI 10. Eccole qui su Hardware Upgrade. Parliamo prima di tutto dello smartphone e del nuovo design. Non cambia nelle forme, ma in questa colorazione Mystic Blue cambia nell'aspetto, fondendo in modo azzeccato una parte lucida con una parte opaca, molto bella da vedere e altrettanto da toccare. A dominare la parte anteriore vi è un importante pannello OLED da 6,47 pollici che già in prima recensione ci aveva stupito per la sua qualità. Dal punto di vista hardware, Huawei P30 Pro utilizza la stessa piattaforma Kirin 980 del Mate 20 Pro. L'azienda è stata la prima a lanciare un chipset a processo produttivo a 7 nanometri e il Kirin 980 è così solido che in questi 6 mesi di utilizzo non vi è mai stata la necessità di resettare lo smartphone. La durata della batteria è senza dubbio uno dei punti di forza per Huawei da alcuni anni e il P30 Pro non fa che confermare tutto questo. Il telefono offre una delle migliori autonomie sugli smartphone top di gamma del mercato odierno grazie ai 4200 mAh che offrono facilmente 2 giorni di utilizzo costante. Oltretutto la presenza di una ricarica veloce da 40 watt non fa che migliorare la gestione della stessa, soprattutto in situazioni di emergenza. Palese poi non premiare ancora una volta il comparto fotografico che grazie all'ingegnoso zoom a periscopio garantisce scatti di qualità anche a soggetti posti a distanze importanti. Ricordiamo come Huawei P30 Pro faccia uso di 4 moduli, ognuno con una funzione ben specifica, una caratteristica che lo rende decisamente versatile nell'ambito fotografico in misura maggiore rispetto a qualsiasi altro dispositivo della categoria. Ma vediamo allora cosa cambia nella nuova MUI 10 che Huawei ha rilasciato in anteprima agli sviluppatori o a chi ha fatto richiesta sul canale del beta tester, confrontandola con la MUI 9 basata su Android 9 Pie. Una delle più utilizzate funzionalità di Android 10 è senza dubbio la modalità scura dell'intero sistema. Una volta abilitata, tutte le applicazioni che l'hanno correttamente implementata secondo le specifiche di Android permetteranno agli utenti di visionare i contenuti e tutto quello che riguarda appunto l'applicazione con sfondo ed elementi dalla tonalità scura. In questo caso da considerare il fatto che Huawei aveva già pensato ad una modalità scura e l'aveva già implementata sulla passata MUI 9. Quello che però mancava era un'implementazione completa con le app di terze parti che apparivano sulla MUI 9 scure ma non completamente scure. MUI 10 invece sopperisce a tutto questo. Un'altra grande modifica all'interfaccia utente introdotta con la MUI 10 riguarda il menu delle impostazioni. Entrando nella pagina generale delle impostazioni è possibile osservare da subito un importante cambiamento delle varie sezioni del menu. La MUI 10 cerca di sopperire al numero quasi infinito di sezioni, di menu e di sottomenu dell'interfaccia, rendendo più immediata la visualizzazione delle varie sezioni nelle impostazioni. Un design migliorato con maggiore spazio di interlinea e soprattutto una suddivisione degli elementi analoghi o che riguardano a simili concetti. L'applicazione della fotocamera cambia in alcuni aspetti con la MUI 10. Huawei propone sempre un menu a scorrimento orizzontale nella parte inferiore, dove l'azienda ripropone le varie modalità di scatto. Viene però qui modificata a livello estetico con la scomparsa della ghiera al di sotto della scritta delle modalità di scatto e soprattutto cambia l'animazione durante appunto il movimento con l'apparizione in grande del nome della modalità in uso. Cambia anche l'indicatore dello zoom posto ancora alla destra della scena di ripresa, ma ora una volta tappato si estenderà completamente permettendo dunque di muovere il selettore a proprio piacimento. A differenza oltretutto della MUI 9, qui il selettore che si muove sull'indicatore e non come prima l'indicatore a muoversi in base alle richieste dell'utente. Piccole modifiche che rendono però l'usabilità della MUI sicuramente migliore.
Il pannello delle impostazioni rapide è una delle funzionalità più utilizzate in Android, poiché consente di accedere rapidamente a scorciatoie come la modalità aereo, la connessione dati, la torcia, l'hotspot o molto altro ancora. Mentre il pannello delle impostazioni rapide di MIUI 9 risulta abbastanza pulito ma con grafica un po' vecchiotta e poco accessibile con una sola mano, ecco che con MIUI 10 si fa molta meno fatica e tutto risulta decisamente più chiaro e facilmente accessibile. Toggle rapidi circolari e con un aspetto grafico più leggero, moderno e di maggiore impatto. Un vantaggio che arriva anche dalla scelta di sfocare lo sfondo del device sempre con la tendina del menu abbassata. Sono state apportate lievi modifiche al feedback e alle animazioni di transizione nell'interfaccia utente, ma soprattutto sono state riviste le traiettorie del cosiddetto swipe necessario per tornare alla home, uscendo chiaramente da un'applicazione. Una volta abilitati i gesti di navigazione integrati nella nuova MIUI 10, scorrendo dal basso verso l'alto, sarà possibile osservare la minimizzazione della pagina dell'app che seguirà una traiettoria di scorrimento capace di terminare proprio nel punto esatto dove si è alzato il dito dallo schermo. La MIUI 10 poi porta ulteriori piccole novità che riguardano aspetti estetici come la presenza nelle app di sistema di un titolo in grassetto nella parte alta dello schermo, capace di rendere sempre orientato l'utente nel sistema. Ridisegnate quasi tutte le applicazioni di sistema come la galleria, note e l'Always On Display. A livello estetico sono state modificate le icone delle applicazioni di sistema, ora più moderne e armonizzate proprio con Android 10. Huawei P30 Pro è uno smartphone degno dell'azienda che l'ha costruito e che ancora dopo 6 mesi dal suo lancio non subisce alcun tipo di deterioramento. Anzi, il suo comparto tecnico è ancora all'avanguardia, il suo aspetto è in linea con i più futuristici device e soprattutto l'arrivo di una nuova interfaccia grafica come la MIUI 10, che è riuscita a svecchiare il passato, non può che confermare l'ottimo lavoro dell'azienda cinese che ha fatto e che sta facendo. Con questo è tutto, mi raccomando, continuate a seguirci sempre qui su Hardware Upgrade, nuovi video sono in arrivo e lasciate un like a questo video e iscrivetevi al canale.